Buongiorno a tutti. Anche quest'anno siamo costretti a celebrare il Natale, le festività a distanza, contrariamente all'abitudine della nostra società. È una condizione che ci siamo imposti anche per altre manifestazioni minori, tipo per esempio le borse di studio ai giovani, mentre abbiamo fatto qualche cosa unendo le 21 persone che hanno dedicato più di 25 anni all'azienda, uno addirittura 30 anni. L'anno passato, chiudendo il mio intervento, avevo detto dobbiamo affrontare l'anno nuovo con uno spirito positivo, perché sicuramente avremo di fronte anche dei problemi nuovi che dovremo superare con l'abituale tensione ideale e applicazione che è un po' nello spirito, che è nello spirito della nostra compagnia. Abbiamo fatto un anno che ha avuto cose mai successe nel nostro settore, tipo ritardi nelle consegne dei materiali, nelle difficoltà di spedizione, nell'ottenimento delle richieste per la programmazione, che ha dovuto essere molto flessibile. Tuttavia l'abbiamo superato tutte queste vicende perché il mercato è stato un mercato attivo che ci ha consentito di recuperare attraverso l'impegno di tutti, attraverso la chiara applicazione di principi che sono quelli della dinamica che molte volte non sono state possibili. Quindi il mercato è cresciuto, noi siamo cresciuti anche più del mercato, probabilmente siamo cresciuti in tutte le aree ed abbiamo mantenuto sia le condizioni operative nostre che quelle dei nostri clienti importanti e non anche ad un livello di buon servizio. Ovviamente il discorso quest'anno si presenta ancora con le stesse caratteristiche e quindi la stessa necessità di applicazione di tutti i nostri sforzi sarà uguale o forse addirittura dovrà essere ancora più acuta di quello dell'anno precedente. Per il quale devo dire, vi devo ringraziare, riconoscendo che è stato fatto sia da parte dell'amministrazione, degli amministratori delegati, della dirigenza, di tutti voi, il massimo possibile per vivere in queste condizioni operative molto difficili. Mi compiaccio con tutti, vi voglio salutare uno per uno e vi voglio fare ovviamente gli auguri per un anno nuovo possibilmente, sperabilmente più sereno, per voi, per la vostra famiglia e per l'attività del gruppo.